No, cerchiamo appunto di raccontare alle persone che ci stanno seguendo proprio questo tuo rapporto con la censura, spesso con prese di posizione da parte della censura abbastanza ridicolo, no? Che è capitato proprio di una volta, non è capitato per tutti i film, sì, chiaro. Ma sì, cioè io dal mio primo film Escalation, praticamente il giorno in cui è uscito è stato sequestrato il manifesto del film, ci sono state delle vicissitudini poi per far uscire il film che è uscito poi un mese dopo. Ma effettivamente, cioè, forse no, raccontare certe cose in un paese così complicato non è così semplice, però non sono solo che ha subito questo tipo di vessazioni. Oggi direi che questo tipo di problema non sussiste quasi più, perché il cinema intanto non dà più fastidio, ci sono tutte queste piattaforme, tutta questa offerta, per cui raccontare la realtà è diventato quasi banale, e quindi gli autori sono oggi, secondo me, molto, molto più liberi di quanto siamo stati noi negli anni passati. No, questo è interessante, perché poi dopo uno immagina che le piattaforme si muovano un po' come si muovevano i vecchi studi classici di Hollywood, no? Quindi con dei perimetri abbastanza precisi. Questa è una sensazione di cui non ho nessuna prova, né nessun autore, regista che lavori con guarda. Questo secondo me che tu dici era vero sino a pochi anni fa, quando le piattaforme erano poche. Adesso che sono diventate così tante, così numerose, hanno bisogno di una grande competizione, quindi la competizione presuppone che non ci siano più limiti. Se tu vuoi farcela, devi sfondare un certo muro, quindi secondo me oggi è molto, molto più libero. Prima, giustamente, Felice Lodadio accennava al caso di Copkeeper. Lì che cosa è accaduto? Perché questa copia, queste copie, ci porti un po', è l'inizio degli anni Ottanta. Che ricordi hai di quell'esperienza? Adesso poi ti chiederò, no, di darci il tuo punto di vista su alcuni, non su tutti, su alcuni dei titoli che tu hai realizzato, ma rimaniamo a Cortina. A Cortina adesso questa storia della coppia, francamente non so che cosa sia accaduto. Comunque Cortina è il mio primo film americano che ho fatto appunto, che ho realizzato dopo Forza Italia, perché Forza Italia per noi è stato un problema gigantesco. Io per un po' di anni non ho più potuto lavorare in Italia, tant'è che mi ricordo che quando un amico giornalista, per Giuseppe Muggia, che era anche un autore del cinema, cercò di fare un'intervista per la RAI, Ettore Bernabei, allora direttore generale, scrisse sul suo pugno "Faenza no". Cioè neanche le interviste mi venivano più fatte, quindi a un certo punto io, non potendo più lavorare in questo paese, ho dovuto inventarmi delle storie non italiane, quindi ho letto questo romanzo Order of Death, che poi è diventato Cop Killer, mi è piaciuta la storia di questo poliziotto corrotto in America, eccetera, eccetera, ho cominciato a fare dei film stranieri. Poi parecchi anni dopo che ho fatto appunto 5-6 film non in Italia, sono stato un po' riaccreditato, così mi hanno detto, dal Papa Giovanni XXIII, che avendo visto Iona che visse nella balena, chiese al, non so esattamente chi, di poterlo visionare in Vaticano. Da quel momento hanno detto, vabbè, riprendiamo questo povero Cristo, facciamolo lavorare di nuovo in Italia. Non è male, no? C'è una sorta di autoesilio indotto dai democristiani, adesso sto semplificando, non voglio offendere nessuno naturalmente, e poi i cristiani, no? O un Papa in particolare, è singolare, no? Sì, no? È una bella vicenda, ce l'hanno pensato. No, è venuto in mente adesso, proprio ascoltando.